Nicoletta, io sono pronto, eh. Non so se mi sentite, non so se funziona, fate un cenno per vedere se mi sentite. Funziona benissimo, Bravo. buon pomeriggio a tutti quanti, è veramente un grande piacere ritrovarci dopo circa un anno in questa situazione, che è una situazione diversa e certo una situazione così che denuncia una difficoltà che tutti stiamo vivendo, ma che d'altronde ci offre anche delle possibilità in più. Vi chiederei di chiudere tutti i microfoni, ancora un po' di rimbombo, va bene, e comunque questi appunto, questi sono tutti i problemi a cui si va incontro quando ci si ritrova in un'aula virtuale dove dicevo, poi alla fine ci sono comunque dei vantaggi. Beh, i vantaggi quali sono? È di paradossalmente avere un'aula in cui le distanze si accorciano perché ci siamo aperti a tante persone che non sono necessariamente romani, che non vivono a Roma, ma possiamo lo stesso stare insieme e accoglierli in questi incontri che, come sapete, sono stati concepiti come una sorta di laboratorio, un laboratorio su tanti diversi argomenti, dove è possibile andare, venire, stare, seguire un ciclo e scegliere ognuno un percorso di conoscenza, così quello che più è interessante, oppure stare addirittura con noi in tutti questi 30 e passa incontri che ci saranno sempre il lunedì e il martedì alle 16:30 fino al 31 di maggio. Come l'abbiamo costruito questo programma? Ma l'abbiamo costruito essenzialmente con la stessa filosofia ovviamente degli anni precedenti, quindi da una parte un approfondimento di quelle che sono le nostre collezioni, i nostri musei, il nostro lavoro che è un lavoro di restauro ma anche un lavoro collegato ovviamente alle attività espositive. Abbiamo riproposto alcuni dei temi che non eravamo riusciti a realizzare lo scorso anno e abbiamo inserito, come sempre succede, tanti temi diversi, tanti temi che ci permettono di gettare così uno sguardo diverso, uno sguardo intrecciato, interdisciplinare su tanti aspetti del patrimonio. Quindi, insomma, di nuovo, tanti argomenti, tante situazioni. Certo, indubbiamente che cosa ci manca? Ci manca il fatto di stare insieme e ci manca soprattutto la possibilità di frequentare tanti luoghi. Però abbiamo sempre un'eccellenza dei nostri relatori, di tutti quelli che sono disponibili ad intervenire e quindi iniziamo molto bene questa volta perché iniziamo parlando del nostro patrimonio, parlando di una storia molto interessante, di una storia proprio così, diciamo una preistoria dell'attuale Museo di Roma, che come vedremo si intreccia anche con una parte di storia dell'arte, con aspetti molto interessanti dell'ambiente artistico romano degli anni 30, e ce ne parla il responsabile dei musei di arte moderna e contemporanea della sovrintendenza, il curatore e storico dell'arte Sergio Guarino, che ringrazio ovviamente per essere qui con noi. Grazie, grazie. Buonasera a tutti. Abbiamo scelto insieme a Nicoletta questo argomento, che è un argomento ancora in fieri, nel senso che uno parte sempre dalla possibilità, spero che mi sentiate perché il mio computer sta facendo bene, se poi non mi vedete non mi parlo, l'importante è sentire. Allora, perché ci sono ancora, man mano che uno va avanti, scopre che tutto quello che sembrava sicuro non lo è. In altre parole, come vedremo oggi insieme, si tratta di una ricerca che ancora non è terminata. Uno penserebbe che la storia del Museo di Roma, no, fosse una cosa ormai bella pacifica in cui tutti sanno tutto. Non solo non è così, e non solo ci sono ancora cose da scoprire, ma per un paradosso che ci dicevano già all'università, è molto più facile trovare documentazione su quello che è avvenuto nel Settecento piuttosto che trovare qualche cosa di certo su quello che è avvenuto nel 1930 e dintorni. Non che ovviamente non ci sia materiale, ce n'è tanto, ma erano tanti i protagonisti e non è facile sempre riuscire a ricostruire cosa è successo. Nel nostro incontro io vorrei anche approfittare, non ho messo volutamente del titolo, per parlare di un personaggio che è stato, secondo me, giustamente dimenticato. Non sono un esperto di Carlo D'Aloisio da Vasto, tutt'altro. Ovviamente lavorando
alla sovrintendenza capitolina da più di 30 anni, ormai, e il suo nome ricorre qualche volta, ma era sempre stato un nome vago. Quindi, siccome quest'anno è anche il cinquantenario della morte, ho voluto dare un'occhiata, vi riproporrò un attimo la sua figura, che secondo me merita di essere, non dico rivoltato, in termini che odio, tra l'altro, la rivoltazione, merita di essere approfondita, anche perché c'è stata una ingiusta, secondo me, da un'attima memoria, non so quale sia il motivo, veramente lo ignoro, però adesso lo vedremo insieme. Allora, intanto stiamo parlando anche, oggi parleremo in particolare del Museo di Roma, ma i musei di arte moderna sono il Museo di Roma, la Galleria d'Arte Moderna, attualmente sta a Via Cristi, e il Museo di Roma in Trastevere, che come sapete è il nuovo nome dell'antico Museo del Folklore, antico mica tanto, e che si trova ad appunto a Trastevere a Piazza Sant'Egidio. E quindi siamo d'accordo. Allora, che cosa succede? La prendo un attimo lontana, brevissimo riassunto. I musei comunali si identificavano nei musei capitolini, gloriosi musei, personalmente ho avuto 30 anni, quindi è chiaro che li amo molto, fondato addirittura, no, con il mitico dono dei Grandi Lateranensi, il 15 dicembre 1471, si passano i secoli. Negli anni 40, nel 1347, con un moto proprio di Pio IX, passano in proprietà del Comune di Roma i musei, cioè i musei capitolini, i ponti, le fontane, tanta roba, e quindi il Comune di Roma si trova, al momento dell'Unità d'Italia, in una situazione un po' strana, diversa rispetto alle altre città italiane, l'unica eccezione da questo punto di vista è Genova. Infatti, che cosa succede? Che normalmente lo Stato unitario, il Regno d'Italia, subentra automaticamente nelle proprietà, quindi anche quelle che vengono chiamate genericamente belle arti, allo Stato preunitario. L'esempio più banale è chiaro che gli Uffizi, il Museo della Galleria degli Uffizi, patrimonio del Gran Ducato di Toscana, diventano automaticamente proprietà dello Stato. Chiaro? A Roma, perché il Museo Vaticano, seppur in una situazione ancora per il momento non chiarita, resta lo Vaticano. I musei capitolini e altre antichità e belle arti, come si diceva, ripeto allora, erano già proprietà del comune, non vengono quindi tolte. Se ci fate caso, attualmente lo Stato possiede a Roma i musei che sono stati acquisiti, formati e creati dopo l'Unità d'Italia. Ad esempio, più banale, quello che dicevamo già all'università, è la Galleria Borghese, la vendita del Borghese allo Stato italiano nel 1903, e quindi è successiva, e la Galleria Borghese diventa statale, e così per gli altri musei. Ho fatto semplicemente un esempio. Quindi esistono i musei capitolini dove cominciano a accumularsi, continuano anzi a accumularsi opere d'arte, per esempio le opere provenienti dalle demolizioni, dalle trasformazioni di Roma, dalla prima fase delle demolizioni, quelle avvenute negli ultimi due decenni dell'Ottocento, quando bisogna fare la nuova Roma, la Roma dei misteri, oppure, per chi conosce, spero tutti, la Pinacoteca capitolina, arrivano in Pinacoteca, arriva in Pinacoteca la grande donazione civica, la donazione di porcellane di Masi, in maggior parte porcellane del 7-800, che in sé per sé non c'entrano nulla con la collezione pittorica della Pinacoteca, ma non si sapeva assolutamente dove. Quindi comincia un lunghissimo dibattito, poi se volete vi do anche la bibliografia, perché in effetti non finisce mai, che cosa bisogna fare? Cominciano ad esserci a Roma le prime mostre d'arte, si pone il problema di cosa fare per quella che all'epoca ovviamente era l'arte contemporanea, i musei capitolini sono consolidati e comunque sono limitati anche nello spazio, il dibattito è lunghissimo, sembra non finire mai, e poi c'è ovviamente l'intermezzo tremendo della prima guerra mondiale, finché si arriva col regime fascista a pensare al Museo di Roma. È in effetti il risultato di una serie molto lunga di dibattiti, finché alla fine il museo verrà inaugurato il 21 aprile 1930 e viene inaugurato da
l'anima è Antonio Muñoz, che all'epoca era, come dire, in tempi con, come dire, non moderni, lo definiremmo il sovrintendente Capitolino, la sua carica era leggermente diversa da come noi. E questa è la frase che tutti noi ripetiamo per capire lo spirito della nascita del Museo di Roma. Una frase che a noi non piace, probabilmente. Urna delle dolci nostalgie, il rifugio della nostra anima sognante, l'oasi dove noi romani potremmo andare a ritrovarci lo spirito tra le tante piccole cose della vita che fu. Detto così, uno penserebbe di fare il pezzo del Museo di Roma, cioè se è nato in questo modo, voleva significare qualche cosa di diverso dalla nostra concezione del museo. Dov'è il punto su cui vorrei un attimo intrattenere? Di non farci troppo, come dire, suggestionare, stavo per dire imbrogliare da una frase del genere. Nel senso che sbaglieremmo, ed è questa la ricerca che abbiamo in corso con i colleghi, con tanti colleghi che stanno occupando di queste cose, sbaglieremmo, dicevo, a interpretare questa frase come l'unica. In altre parole, non è affatto vero che tutti la pensassero così. Non è affatto vero che tutti seguissero questa visione, come dire, non saprei come definirla, card romantica, nostalgica, sì, nostalgia, cioè vedere il museo non come lo intendiamo noi, come luogo della ricerca, della storia, della consapevolezza, ma dove qualcuno va, no? Quando, come dire, va a ricrearsi lo spirito tra le tante piccole cose della vita che fu, voglio dire, non fa parte della nostra sensibilità, ma dobbiamo essere onesti, non faceva parte nemmeno della sensibilità degli artisti degli anni 30, degli uomini di cultura degli anni 30, degli storici dell'arte degli anni 30. Questa è la cosa importante. Quindi purtroppo questa frase, stavo per dire di Dacchio, sarebbe stato sicuramente un errore, però questa frase di Muñoz è stata un po' abusata, perché anche lui probabilmente si rifaceva al fatto che, come dire, tra i primi acquisti per il nascente Museo di Roma c'era stato il gruppo delle opere di Ettore Adelbert Franz, Roma sparita. Ho fatto vedere che ne abbiamo 120, però magari poi facciamo un altro incontro, un altro momento. Questa è la piazza della Gemella del Ghetto, fa parte della primissima serie di acquerelli che Adelbert Franz realizza, questo è il 1881. Come vedete dal numero molto basso. Ascoltami, non si vede, purtroppo non si vede, Sergio. Ah. Abbiamo la stessa come no. Prima, siamo come prima. Dottor Guarino, buon pomeriggio. Posso utilizzare questo attimo di interruzione? Sono l'assessore Marcello del Comune di Mar. Sì, un attimo solo, non so come dire l'assessore. Eccomi, io ho ricevuto il vostro invito e vi ringrazio per questo incontro, però come ho già fatto presente via mail questa mattina, noi siamo in riunione di giunta, io ho staccato un attimo per venirvi a salutare e ringraziarvi. Avremo modo di sentirci successivamente, però vi devo lasciare, non posso partecipare. Volevo solo chiedere se era possibile avere appena nei prossimi giorni la registrazione dell'incontro che state tenendo per venire a conoscenza di quello che è stato detto, no? E siamo a vostra disposizione. Purtroppo avevo già fatto presente la mia impossibilità a partecipare per un altro impegno. Porto i saluti del sindaco e dell'amministrazione comunale. La ringrazio moltissimo, professore. Vista la mia ignoranza, forse in futuro ne saprò di più, non so se è il caso che lei veda tutta la cosa. No, come vuole, sono molto contento, non dipende da me la registrazione, viene registrata, Nicoletta? No, viene registrata. L'unica cosa, assessore, è che non abbiamo la diffusione di questi prodotti, no, quindi volentieri le invierò un link per la sua. Perfetto. Ecco. Noi siamo a disposizione per qualsiasi cosa. La ringrazio molto. Buon lavoro, mi saluti. Saluti dell'amministrazione comunale di Vasta. Grazie, saluti tutti gli amici di Vasta. Grazie, buon lavoro. Grazie. Allora, la piazza della Gemella del Ghetto, dicevo, è una delle prime acquarelli che fa Adelbert Franz. Non voglio parlare adesso di Roma sparita,
ricordando semplicemente che, così come spunto, è una cosa che ho scoperto oggi, quindi ve la do in diretta, anch'io l'ho sempre conosciuta come Roma sparita, ho trovato qualche parte, poi vi do l'indicazione di grafica se proprio volete, che avevano proposto già all'epoca di chiamarla non Roma sparita ma Roma che sparisce. È una piccola differenza ma potrebbe essere importante. Allora, Muñoz si innamora, Muñoz è alto prima di lui, quindi Muñoz cavalca un po' la tigre perché le opere di Della Franza vengono acquistate già dall'inizio del secolo, non sanno bene dove metterle, si acquista, tutto precipita alla fine degli anni 20, l'unica foto che ho trovato è parziale ma fa capire, fa capire che stiamo parlando dell'ex pastificio Fantanella, che diventa la sede del Museo di Roma, è lì che il Museo di Roma si inaugura nel 1930, e anche se scopro che l'immagine è sgranata, qui sopra, se ci passate davanti, in questo punto qui c'è scritto Palazzo dei Musei di Roma. La seta è rimasta. Quindi cioè, la scelta è di inaugurare il Museo di Roma, di inaugurarlo con quella frase di Muñoz, e dentro c'è un po' di tutto, perché ci finiscono materiali del Museo Artistico Industriale, altro comunque per giudicare un altro incontro, opere moderne e opere come quelle di Della Franza. Opere moderne, fermiamoci un attimo su questo. Qui comincia un conflitto che in parte non è ancora sanato, ma non è un paese delle anze mio, è semplicemente una presa d'atto. Allora, negli anni 20 era nata in Campidoglio, dentro Palazzo Caffarelli, la Galleria d'Arte Moderna. Non litighiamo sui nomi, già all'epoca la chiamano in quattro modi: Galleria d'Arte Moderna, Galleria d'Arte Moderna di Roma, Galleria Mussolini, Galleria Comunale. È un bel pasticcio e non è facile capire che stiamo parlando quando si guarda i documenti dell'epoca. Stamattina riguardavo alcune teline di delibere comunali degli anni 20 e 30, uno penserebbe, uno vista, stiamo parlando di musei diversi, no, è la stessa raccolta. Una raccolta che viene ospitata a Palazzo Caffarelli in Campidoglio, ovviamente non c'è più, sapete bene come finiva la storia, da 1925, poi va avanti, poi viene soppressa, poi si fa una galleria comunale d'arte moderna al Museo di Roma, e qui si affaccia per la prima volta Carlo Aloisi Blasto, ma di questo parliamo più avanti. Quindi c'è il problema della compresenza di diverse anime. Questo è il punto dell'incontro di oggi, su cui vi annoierò, chiedo scusa fin d'ora, ma questo è il punto essenziale. E cioè, quella frase di Muñoz che volutamente ho messo non viene, diremmo per fortuna, almeno io lo dico per fortuna, accettata. E le anime all'interno del costituito ormai il Museo di Roma sono diverse. Qual è il problema? Il problema è che almeno in quel momento, poi vedremo il provvedimento successivo, nessuno vince. E quindi coesistono contemporaneamente diverse anime, diverse idee di intendere il Museo di Roma. La cosa non è finita, continua ancora. C'è un catalogo che come sapete forse, anticipo la fine della storia, il Museo di Roma degli anni 50 si trova da Palazzo Braschi, da cui io vi sto parlando. E durante il periodo, lungo periodo di chiusura, vengono organizzati dei dibattiti, tra cui un famoso convegno intitolato Palazzo Braschi riscopre il suo tesoro, il convegno della prima parte degli anni 90, e dove vennero a parlare, c'ero, quindi me lo ricordo, forse c'era anche Nicoletta, forse anche qualcuno di voi, vennero a parlare esponenti di vari musei della città. Ora, e questo è il punto, il Museo di Roma non ha mai inteso essere, fin dall'origine, come dire, la versione romana del Museo Carnavalet, peraltro completamente rifatto negli ultimi tempi, a Parigi, da molti punti di vista, ma è inteso essere un'alternativa, un nuovo museo. Quindi l'idea iniziale, ripeto, capovolgendo in parte l'istruzione di Muñoz, era diversa. Ecco, questo è l'edificio, una foto moderna, l'edificio con l'altra facciata laterale del palazzo dei musei, la vedete? Si vede? Sì, bene, ottimo.
questa è brutta, e invece negli anni 50, dicevo, così più al finisco la storia, c'è il trasferimento a Palazzo Traschi. Ma anche qui ho trovato, si trovano purtroppo ancora adesso delle inesattezze, ma capita. Palazzo Traschi, l'ultimo palazzo papale a Roma, è fatto per la famiglia di Pio VI Traschi fra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, passa allo Stato italiano nella seconda metà dell'Ottocento, diventa sede ministeriale. Negli anni 30 diventa la sede del partito della Federazione Romana, del Partito Nazionale Fascista. Questa è una foto molto celebre, così grottesca, io vi sto parlando da questa finestra qui in questo momento, e la parla per uno dei plebisciti degli anni 30, Palazzo Traschi. Poi, nei primi anni dopo la guerra, diventa addirittura, ovviamente non più sede del partito fascista, ospita gli sfollati fino agli anni 50. Nel 1950, e qui di nuovo c'è il placato a Luigi Lavasco, lo vedremo fra poco, cominciano a pensare di trasferire qui il Museo di Roma. A quel punto è arrivato un altro personaggio, lui non dimenticato, uno di noi ha avuto la fortuna di incontrarlo, cioè Carlo Pietrangeli, all'epoca giovanissimo ispettore degli arti del Comune di Roma, e nel 1952 il Museo di Roma sta a Palazzo Traschi. È stato poi chiuso per molto tempo per restauri, dal 1987 al 2002, è riaperto nel 2002, poi di nuovo chiuso per altri restauri, e adesso dal 2017 è definitivamente aperto, che in questo momento sento un po' un ottimismo perché abbiamo il Covid, ma garantisco che il Museo di Roma è stato uno dei primi musei in Italia a riaprire alla metà di maggio dopo il lockdown, grazie al lavoro di tutti i colleghi, e quindi siamo tuttora aperti. In questo periodo siamo aperti tutto il giorno, dal lunedì al venerdì, perché sapete che ci obbligano a tenere chiuso ancora il sabato per la domenica. Questa come storia generale. Ora, di nuovo, preso il tratto. C'è un motivo per cui lo faccio rivedere. Perché questa è un'anima. Poi, in particolare, preso il tratto andrà a finire al Museo di Roma in Trastevere, però noi siamo tornati prima, a quando ancora le opere di Vedo Traccio facevano parte, costituivano un gruppo fondamentale del Museo di Roma. Ma potevo scegliere tra migliaia di opere, consentitemi per il mio amore per Vito Remi, ho volutamente preso un'opera che speriamo di poter riesporre quanto prima, e cioè la Stendardo delle Stimmate, che Vito Remi esegue tra 1610 e 1612, è una scoperta relativamente recente, ovviamente l'avete eseguito per la confraternita della Chiesa delle Stimmate a poche centinaia di metri da dove vi sto parlando, ed è uno dei grandi capolavori dell'attività romana di Vito Remi. Ecco, questo è il dilemma che si pongono, il dilemma morale che all'epoca non si è per tutto risolvere. Scusate, volutamente ho messo un anacronismo, il quadro di Vito Remi arriva più tardi rispetto agli anni 30, c'erano altre opere comunque, già delle opere barocche, ma l'ho messo perché anche perché la foto è migliore. Le due anime su cui occorre di nuovo insistere: cosa devono essere i musei a Roma? Cosa devono essere questi musei a Roma? Questo blocco di musei che si trova a vivere in una città in cui ci sono il Museo Capitolini, il Museo Vaticano, la Galleria Borghese, il Palazzo Barberini. Mi fermo qui perché altrimenti vi annoio, lo riconoscete molto meglio di me. Questo è il dibattito che non si è fermato dagli anni 30 a oggi, perché poi ci sono tanti, tantissimi, in questi giorni l'abbiamo ritirato fuori, nel senso riscoperto, abbiamo trovato le carte, scusate, questo è nel senso del discorso, di quello che di un altro progetto per un museo della città fatto credo nei tardi anni 90 e nei primi anni 2000, il cambiamento di giunte, non voglio parlare di politica, non di politica spicciola, ha portato ogni volta a ridiscutere, a cercare di capire. Ora, noi siamo abbastanza d'accordo che di fronte a questa quantità enorme di opere, il Museo di Roma ha una quantità di opere che superano, ma
grazie anche a un discorso fotografico, in 150.000 pezzi. E la stessa cosa, questi cifre, ovviamente migliaia di opere sono conservate a milioni di Roma e Trastevere, la galleria e la galleria d'arte moderna. Più ci sono i depositi dell'ex MAC. È una quantità che si è andata formata nel tempo e che già all'epoca di Mondo, che qui torno volutamente negli anni 30, oscillava tra nostalgia dell'antico, amore, nostalgia dell'antica Roma, quindi verso Franz, amore per l'arte gloriosa del passato, per esempio i Greci, anche se ricordo che c'era ai tempi di Munoz, e la contemporaneità. Questo è un altro punto fondamentale che poi svilupperemo insieme in un successivo incontro dedicato alla galleria d'arte moderna. È impressionante vedere il numero di acquisti di opere contemporanee che vengono realizzate negli anni 30. Cioè una serie di opere, quasi a ogni esposizione, le biennali romane, le quadriennali, esposizioni anche minore, sono sempre l'occasione per andare a comprare opere. Opere contemporanee, opere appena esibite. Questo è stato assolutamente fondamentale perché ha consentito al Comune di Roma di ritrovarsi adesso con una collezione di opere che non è giusto definire semplicemente di scuola romana, perché sono opere rappresentative di tutta l'Italia, ovviamente Roma ha una parte molto importante, di opere degli anni 30 che altrimenti si sarebbero perse. E questo è stato una salvaguardia. Noi abbiamo un grosso dibattito, molti di voi ne sanno sicuramente più di me, sulla perdita del senso del contemporaneo in Italia. Noi siamo affidati alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, nel nostro caso la Galleria d'Arte Moderna è alle opere del Marco. Sicuramente si è persa una cultura di acquisti di opere contemporanee, ovviamente non è cessata del tutto, ma se andate a vedere i numeri di quello che veniva acquistato negli anni 30 per il Museo di Roma, restereste assolutamente sbalorditi. Qualche elenco compare, ma sono elenchi fatti in pubblicazioni barbose per studiosi barbosi come sottoscritto. Quindi il dibattito era quello e in qualche modo, ripeto, è rimasto quello. Che cosa fare? Non possiamo andare a scimmiottare, non possiamo andare a, come dire, combattere contro la Cappella Sistina o il Dalla Tamora. Il Museo di Roma deve assolutamente, ed è questa la nostra volontà, così come il Museo di Roma Trastevere e così come e la galleria arte moderna, andare a studiare quello che il dibattito degli anni 30, ma non per commentare il mondo, ma per capire e andare a scoprire il fatto delle proprie radici e capire che cosa può essere oggi un museo di Roma. Ecco, quindi, come vedete, è facile trasferirsi dal dibattito che sembrerebbe semplicemente un fatto accademico, avvenuto quasi 100 anni fa, poco meno di 100 anni fa, 90 anni fa, e la situazione attuale. E invece è attualissimo, è un problema che dobbiamo continuare a porci, perché altrimenti l'anima non ci si perderà e saranno troppe le decisioni. E quello che soffrono in questo momento i musei, alcuni musei di Roma, ma non soltanto romani, parlavo appunto con i colleghi di Genova che vi ho nominato prima, come una città in cui i musei comunali sono tanti e dispersi, cioè non c'è un grande museo o comunale centrale, è fatto questo, quello di dire, fatto in modo, faccio di più di mezzo, fatto in modo molto forte, molto grande, che però deve combattere in qualche modo contro una situazione, come dire, overwhelming, dicono gli inglesi, quasi opprimente di il numero di opere d'arte che ci sono. E questo dibattito, ripeto, era il fatto degli anni 30. E qui adesso cambiamo, passiamo alla seconda parte del nostro incontro con la figura di Carlo Aloisi Badasto, che si inserisce in questo discorso. Lui era nato a Basto nel 1896 e è a Roma per l'appunto 50 anni fa, nel 1971. Ed è una figura abbastanza prolifica di artista, di pittore, di incisore, ha una formazione varia, e poi di funzionario delle belle arti e di promotore, come vedremo, di occasioni artistiche. Non riesco a capire bene come mai sia stato così in parte, non dico dimenticato del tutto, ma quasi.
Non so se c'entri una sua adesione, di cui so pochissimo, al regime fascista, non so se c'entrano problemi parziali, non ne so assolutamente nulla, però, come dire, per curioso mi sono dedicato ai fatti, e i fatti sono tutti. Carlo Alessio Vasco, adesso ne parliamo come funzionario, poi vedremo l'artista, prende servizio proprio all'inizio, lo stesso 1930, viene chiamato da Mondo a sapere il Museo di Roma, di cui diventerà più avanti il direttore, anche se sono pochissime le carte. Stamattina ne ho trovate due per caso, perché mi sono messo lì, vado a poter impugnare. Lui diventa direttore del Museo di Roma e anche della Galleria Arte Moderna, pur con la confusione che vi dicevo prima, per cui le denominazioni della galleria non sono così chiare, quindi su questo punto non mi sento di giocare. Sicuramente compare la sua firma sotto alcuni di quegli acquisti degli anni 30 che nominavo poc'anzi, quindi lui c'era. E la sua attività continua fino all'inizio degli anni 50, perché lui fa parte del gruppo che prende alcune decisioni, una delle quali è proprio lo spostamento del Museo di Roma, che ha chiuso per gli eventi bellici, e il trasferimento a Palazzo Braschi. Quindi lui c'entra, è ancora membro dell'amministrazione delle arti del Capitolo. Qui, scusate, ho trovato in un altro ritratto un disegno per vedere la sua effigie. Come artista, ovviamente era stato abbastanza poliedrico, vi faccio vedere soltanto alcune opere, chiedo scusa per la qualità delle immagini per alcune. Questa è un'opera degli anni 20, Sosta Sera. E questa invece è una natura morta, in cui sicuramente c'è qualche occhio, anche più di qualche occhio, a Giorgio Morandi, queste non sono nella collezione comunale, mentre tra le diverse opere che sono di proprietà del Comune di Roma, c'è questa che fa la galleria d'arte moderna e che forse spiega anche un certo brio di Carlo Alessio da Vasco, nel senso che un titolo del genere, ovviamente è un titolo così schierato, anche se il riferimento più che a Mussolini stesso è alla novità, quindi è chiaramente un'immagine della nuova, quella che all'epoca si chiamava Via dell'Impero, che noi chiamiamo Via dei Fori Imperiali, era, diciamo, nel 39, quindi l'intervento urbanistico era freschissimo, gli alberi sono ancora puntellati, però un nome del genere, un titolo del genere ovviamente dà un'impronta, no? È molto facile identificare Carlo D'Arolidio con un certo periodo. Questo potrebbe spiegare, ma è solo una mia ipotesi di lavoro e quindi non sono sicuro poi di poterla confermare, però sto studiando da questo punto di vista, e questo potrebbe spiegare sia pure in parte il suo lui continua a lavorare, questa notte del 55, sera sul fiume, acquistata dal Comune di Roma e attualmente presente nelle collezioni della Galleria d'Arte Moderna. Vi faccio vedere poche opere, perché appunto non è dedicata a lui questo incontro in particolare, per far vedere la sua anima d'artista. Quindi funzionario, lavora al Comune di Roma, tra un po' riparliamo anche di un'altra cosa che lui fa. Pittore artista, ma soprattutto, questa è una cosa un po' dimenticata, promotore delle arti. Per quattro anni, dal 1930 al 1933, lui cura, dirige e l'anima ha ideato questo almanacco degli artisti. Ne escono soltanto quattro numeri, cambiando editore, questa è la copertina del numero del 30, questo è quello del 31, con questo sottotitolo Il vero Giotto, questa del 32 e questa del 33. È una pubblicazione ingiustamente dimenticata, che ha avuto un omaggio, un riconoscimento da una figura importante della carriera come Renato Guttuso, che hai conosciuto, che senza questo almanacco, senza altre pubblicazioni curate da Carlo Aloisio da Vasco, probabilmente avremmo perso quasi irrimediabilmente molto della storia dell'arte, della storia della pittura a Roma, non soltanto a Roma, in questo periodo. Quindi è stato assolutamente fondamentale
chiesto all'almanacco, non so per quale motivo, non ignoro, confesso la mia ignoranza, vengono interrotte le pubblicazioni, forse problemi economici, però sicuramente sono delle utilissimi gesti per capire quello che stanno succedendo. Sono proprio veramente delle raccolte di arte contemporanea. Io molto attento a quello che avviene intorno a sé. Fra le altre attività, qui torniamo di nuovo in qualche modo a Resistenza, ma non soltanto a quello, c'è il fatto che probabilmente lui è uno dei primi ad avere l'idea di cambiare un po' l'anima del museo. Ricordate quello che dicevo prima su Resistenza. È evidente che questo a lui non piace, tanto è vero che è uno dei promotori del trasferimento delle cosiddette scene romane, qui c'è la scena del Saltarello, che erano state fatte per il Museo di Roma, e che lui invece fa trasferire nel secondo dopoguerra a quello che attualmente si chiama Museo di Roma Trastevere e che all'epoca si chiamava Museo del Folklore. Quindi questo è l'altro filone di ricerca che ho detto fin dall'inizio, che ancora non ho certezze, però cominciano ad esserci tanti indizi sul fatto che Carlo della Regina Vasto abbia fatto qualche cosa di molto importante, e cioè aver sottratto al Museo di Roma quella parte nostalgica, quella parte di Munoz, e averla trasferita assieme alle opere di Resistenza al Museo del Folklore, individuando quindi un museo a parte per questa sezione della vita romana, la Roma sparita, la Roma del folklore, la Roma, dell'Ottocento, sarebbe per dire la Roma di Belli, ma non so se dico un falso storico, e quindi, in qualche modo rendere purificare il Museo di Roma e riportare il Museo di Roma alle due anime, l'arte antica e la contemporaneità con l'aggiunta del mare. Questa è stata la sua operazione. Poi a questo punto si interrompe la sua collaborazione con il Comune di Roma. Non ci sono notizie, almeno documenti che lo riguardino spariscono dai nostri archivi. Forse una ricerca più accurata potrà trovare luce altre cose, quindi non so che cosa è successo, non so se è andato lì, è andato in pensione, se è stato licenziato, se semplicemente se n'è andato, se ha capito che i tempi erano diversi. E da quel momento in poi ovviamente arriva la novità si identifica nella grande figura per noi, quello è stato veramente, di Carlo Pietrangeli. Però ecco, quello che mi interessava vedere oggi insieme era questa piccola tranche, quello che succede tra la nascita del museo, il dibattito sui musei e la conclusione, quella che poi apre la strada alla modernità. Grazie. Grazie molto, Sergio, e soprattutto perché questo intervento così ampio non soltanto è stato un ripercorrere un po' le radici, la storia, ma insomma è in realtà oggi come oggi un'interessante interrogazione sull'identità, no? In generale dei musei comunali, insomma in particolare del Museo di Roma. Mi farebbe molto piacere se qualcuno volesse intervenire o fare domande o quesiti anche attraverso la chat. Siate presenti di ufficio per ancora la ricerca in fieri. Allora, innanzitutto volevo segnalarvi, e lo vediamo tutti nella chat, che c'è veramente una partecipazione da vasto, così molto numerosa, non soltanto con l'assessore che è voluto intervenire, l'assessore alla cultura, ma anche la preside del liceo artistico di Vasto e anche Iris Finamore, e credo ci saranno ancora altre persone che magari non si sono dichiarate, la libreria Vasto, ecco, che vediamo, e quindi grazie di tutta questa partecipazione. E credo che per gli studenti questa storia possa essere molto interessante, non soltanto
dal punto di vista della storia appunto dei musei romani, dell'approfondire questo, ma anche della così, ricercare nell'almanacco degli artisti, che ha questa capacità così di analizzare tutta una serie di cose, che mi sembra che ci sia, e non mi pare che sia stato sicuramente nominato, eccetera, ma forse non specificatamente studiato, c'è tutta una parte dell'ambiente artistico romano che confluisce attraverso questa selezione che credo venga curata direttamente da Carlo D'Aloisio D'Avasto. E quindi anche questa indagine nell'ambito della cultura artistica romana e anche letteraria degli anni 30, insomma, mi sembra un altro aspetto interessante che può interessare per successive ricerche di studenti. Ma veramente c'è ancora tantissimo da scoprire, cioè io stesso non mi rendevo conto, oltre al fatto che, ripeto, purtroppo anche in pubblicazioni, come dire, non le voglio nominare, non sono nostre, non sono pubblicazioni della Sorveglianza Capitolina, ma in cataloghi su cui uno metterebbe la mano sul fuoco, apri e trovi proprio degli errori, non so, viene ripetuto due volte in due circostanze ufficiali che il Museo di Roma si trasferisce a Palazzo Blasco nel 1935, cosa ovviamente non vera, visto che c'era la sede del PNF, no? Oppure si sbagliano, si identificano, si è molto tranchant, ecco, no? Su quello che è avvenuto. Cioè, in fondo, la cosa importante, quello su cui speriamo che ci siano veramente dei giovani che hanno il tempo di noi, è che non puoi andare, come dire, non puoi andare con la cetta. Il dibattito è stato molto più vasto, più articolato, scusate, vasto l'ho nominato, non con tanta franchezza. Quella parte che volutamente ho messo di mondo, che ovviamente non condivido, anche perché, scusate, spero, non so se questo viene registrato, è un po' terrificante, no? Cioè, questo fatto di vedere il museo come un luogo in cui tu vai a ricrearti lo spirito pensando al tempo che fu. Però intanto vedo qui alcuni giovani, già vuol dire che fuori giovani che cosa vanno a cercare. Cioè, quindi un museo per centenari che vanno a ricordarsi e a piangere sulla Roma che non c'è più. Non è questo, non voleva essere questo, perché appunto invece, per fortuna, poi quando vai a vedere non soltanto le carte, ma le opere che sono rimaste, c'era qualcuno che invece si occupava della contemporaneità. E questa è stata la cosa più importante, cioè riuscire a mettere insieme tanti aspetti. E volevo un attimo sottolineare, l'avevo nominato in fretta prima, che poi c'erano un curioso anglosassone, che peraltro, poi prendendo lo spunto anche lui da quella frase di Winkles, dice che questa frase, non lo dice benissimo, però insomma bisognerà studiarlo, era osteggiata dallo stesso fascismo, nel senso che poi l'ideologia di Mussolini, con quella galleria Mussolini che avrà breve vita, non era affatto, come sappiamo, quella della nostalgia della Roma del Belli, lo dico soltanto perché ha fatto capire di cosa sto parlando, ma semmai era enfatizzare, come sappiamo benissimo, la Roma antica, no? La Roma imperiale. Quindi sicuramente se c'era una parte politica che non amava molto, come dire, la France, era proprio, come dire, il regime fascista. Scusate, non volevo mettere troppo a carne al fuoco. Sì, senz'altro. E niente, volevo leggere nel frattempo un messaggio che ha lasciato Carlo D'Aloisio Maio, che appunto era un... Eccolo qui, in cui ringrazia Sergio Guarino, la sovrintendenza, per l'incontro. Come discendenti diretti di Carlo D'Aloisio D'Avasto, abbiamo recentemente costituito un'associazione culturale per promuoverne la figura e costruirne l'archivio storico. E quindi in questo senso loro sono molto interessati a sviluppare la sinergia che d'altronde è venuta fuori già con questo incontro e con la sovrintendenza e il polo museale per perseguire gli obiettivi appunto di valorizzazione, cogliendo l'occasione anche del 50° della morte dell'artista che ricorre quest'anno, e poi appunto si vedrà che cosa
sarà possibile fare, ma sicuramente insomma, mi sembra che ci sia un interesse senz'altro di studio e poi appunto di andare all'indietro nelle proprie radici e di capire meglio quella che è un'iniziale identità. Volevo dire una cosa però, a proposito di questo discorso del Museo della Città, Sergio, a cui tu facevi cenno, e forse è proprio agganciandomi anche a questo discorso della, dell'identità del, del museo, sta di fatto che questo è stato un dibattito molto acceso, un dibattito più che evidente negli anni 70 e 80 sotto la giunta Almonino, sono stati fatti molti importanti progetti da parte di architetti, è stato pensato ad un certo punto ed è stato realizzato all'interno del convento di, a Capo le Case, di San Giovanni a Capo le Case, di San Giuseppe a Capo le Case, dove adesso c'è la Galleria Comunale dell'Arte Moderna, è stato per un primo momento pensato, realizzato una specie, una sorta di museo della città. E poi tutto questo è andato un po' svanendo, e in fin dei conti quel dibattito e quel convegno di cui tu parlavi degli anni 90, no? Con la riapertura di Palazzo Braschi, è un po' un punto nodale, questo sempre per suggerire agli studenti tante diverse possibilità di approfondimenti e di percorsi di studio. No? Di fatto comunque Roma non ha un suo museo della città, ma Roma d'altronde manca di tanti musei, pensiamo all'altro dibattito infinito, molto più insomma, di altra natura, ma insomma forse ancora più diciamo pesante da un punto di vista dell'assenza, che è il Museo della Scienza, no? Quindi Roma sembra un po', certe volte Roma, e forse non solo Roma, sembra un po' avvitarsi su alcuni aspetti senza riuscire poi a definire un obiettivo e soprattutto a raggiungere questo obiettivo. Se pensiamo al Museo della Scienza, anche lì sotto la giunta Gianni-Colini e poi Aimonino, con l'assessorato di Aimonino, anche lì vengono pensate tantissime possibilità di sede, di aggiunte, insomma, e poi è un dibattito continuo che adesso è arrivato poi alla identificazione, no? Le caserme di via Guido Reni, quindi insomma sono un po' dei nuclei centrali della cultura. Come battuta, come conclusiva, cambiando solo leggermente discorso, per fare capire e ricordare a tutti le difficoltà incomprensibili in cui noi viviamo, anche se l'argomento di cui adesso sto per parlarvi non riguarda direttamente né me né Nicoletta Cardano o gli altri colleghi del Comune, se ancora dobbiamo risolvere, prima facevo vedere la Roma mussoliniana, no? Via dell'Impero, poi via dei Poli Imperiali, ancora adesso, come sapete, andando da Piazza Venezia verso il Colosseo, a destra è competenza dello Stato, a sinistra mercati PMI e competenza del Comune di Roma. Sono ormai quanto 80 anni, più di 80 anni che periodicamente si dice sì sì, adesso faremo una sola amministrazione, ma quindi via dei Poli Imperiali ha sventrato, ahimè, fammi dire, la resistenza della romana, e ancora adesso le competenze, no, proprio amministrative sono divise. Questo è solo un esempio di alcune difficoltà che tuttora esistono, e ovviamente molto spesso io e Nicoletta abbiamo partecipato assieme ad altri, no, ovviamente nel corso degli anni a periodiche riunioni, sia adesso risolviamo questo problema che, se vi consentite una battuta, è solo secondo a quando i papi dicevano adesso andiamo a riconquistare Gerusalemme. Cioè, c'è un po' di sfiducia, siamo ottimisti e dobbiamo continuare ad esserlo, ma dopo 80 anni si spera che prima o poi ci si arrivi, no? A capire quello, ripeto, in questo momento non sto parlando dei musei, ma soltanto per ricordare qual è la difficoltà della divisione romana, poi su cui ogni tanto ci andiamo a scontrare. Comunque, diciamo, se ritorniamo nell'ambito museale, io credo che sia fondamentale per avere una visione, non vorrei adesso adoperare una parola che è stata molto abusata in questi giorni di cronaca politica, però per avere una visione sia fondamentale questa indagine sulla storia passata e veramente sulle proprie radici a riscoprire e a rifondare quella che è la nostra identità museale, che appunto nel caso del Museo di Roma è un'identità, come avete visto, come ci ha illustrato Sergio Guarino, è un'identità fatta di tante
tante cose, di tanti momenti, di tante situazioni e soprattutto di tante collezioni e tanti pezzi diversi. Anche il discorso dell'acquisizione è un fatto molto molto importante, no? Perché la capacità di essere attivi nella contemporaneità, cosa che hanno appunto, si sviluppa nella, diciamo, da Roma 1870 in poi, e di acquisire una serie di opere che non soltanto sono le opere di maggior pregio, di maggior prestigio, che sono, che costituiscono gli acquisti appunto alla Quadriennale, alla Biennale Romana, eccetera, ma anche, per esempio, commissionare o essere attenti a tutta una serie di illustratori, di acquarellisti, per cui presso il Museo di Roma esiste un fondo veramente importantissimo da un punto di vista documentario e anche da un punto di vista artistico, dei vari Vito Lombardi, Barossi, acquarellisti, disegnatori, disegnatrici, che realizzano in contemporanea, come se fossero degli scatti fotografici, le immagini delle diverse demolizioni, ma anche le immagini, per esempio, del bombardamento di San Lorenzo, della chiesa di San Lorenzo, quindi una sorta di documentazione della Roma anni 30-40 affidata semplicemente alla matita, no? Yes. Va bene. Allora, io direi, se avete delle domande, volete intervenire? Posso intervenire? Mi sentite? Sì, sono Paola Di Felice, ex direttore del Polo Museale della città di Teramo, e devo dire che ho seguito, per qualche verso, l'opera di Aloisio D'Abasto, perché nel 2015 abbiamo proprio fatto dedicato una mostra al nostro Aloisio D'Abasto, ed è stato un momento importante perché, come è stato giustamente osservato, vanno un po' recuperati questi frammenti di una realtà pittorica che poi ho cercato proprio di mettere a sistema anche nei miei musei. Perché la verità è che c'è stato un lungo periodo nella storia, nell'esperienza artistica di molte regioni, specie nel centro-sud, che è stata trascurata, è stata dimenticata, e oggi tocca a noi proprio ricostruire attraverso queste collezioni questo mosaico, che è molto complesso, molto articolato, e che tra l'altro evidenzia una ricchezza di esperienze pittoriche che non possono essere confinate soltanto al nord o lasciate solo, no, alla buona volontà di pochi. Quindi direi che ringrazio innanzitutto per questa l'organizzazione di questo incontro, perché credo che sia poi il punto nodale per poter recuperare alla memoria storica quello che non è tutto di una damnatio memoria, ma secondo me di una, come dire, di una dimenticanza. C'è un cono d'ombra che si stende molto, molto lungo, e che andrebbe gustato, ricomposto, per dare luce ai nostri artisti. E tra questi c'è sicuramente il nostro Aloisio D'Abasto. Io avevo curato questa mostra con un centinaio di dipinti, e ne veniva fuori proprio un'immagine di un pittore di grande valenza, di grande rapporto con la luce, con una serie proprio di caratterizzazioni che qui non sto a denunciare, ma che spero siano anche con la vostra collaborazione riportate alla luce in maniera esemplare, perché si tratta di un pittore di grande pregio. Grazie comunque. Ma grazie a me. Ho messo fino all'inizio la mia ignoranza su Carlo D'Aloisio D'Abasto, però appunto anche la curiosità, perché poi non ho fatto tempo a fare la slide, alcuni degli acquisti degli anni 30, acquisti di 10 quadri per volta, portavano la sua firma.
Quindi è chiaro, quindi se veramente chiedo scusa a lei, dottoressa, e a tutti quanti gli amici che stanno sentendo, se ancora quindi, sono veramente in embrione, quindi è chiaro che probabilmente è proprio lui a spingere, no? Per questi acquisti, anche perché penso agli almanacchi, quindi probabilmente erano opere che lui conosceva, che ha seguito, che in qualche modo ha commentato, ecco, c'è ancora molto da capire, e in fondo all'acquisto, alla proposta di acquisto c'era Sottirlo. Quindi parlandole più come funzionario, mi scusi, che non come artista, ma c'era un senso, come fanno capire anche gli almanacchi, quelle quattro annate, gli almanacchi degli artisti, un senso della contemporaneità molto forte e soprattutto la spinta, qui torniamo al dibattito di Madonna Nicoletta sul Museo della Città, a sottrarre il Museo di Roma, con tutto il rispetto per Reso e Franz e la Roma sparita, e farla entrare. Non c'è nessuna nostalgia, né mussoliniana, a parte questo, no? Non c'è una nostalgia almeno nei suoi padri dell'antica Roma, non c'è nemmeno una nostalgia della Roma Rosselli, ma c'è un proiettare Roma e il Museo di Roma nella contemporaneità di lei, praticamente. Quindi c'è ancora molto da studiare, grazie per quello che lei ha fatto, anche soprattutto sì, anche in questa direzione, correttissimo, perché così si ricostruisce un quadro chiaro dell'insieme. Perfetto. Bene. Allora, se non abbiamo... Sono riuscito a resistere, cioè sono riuscito a non annoiare troppo. Sì, ma ecco, vedete, tutto sommato, diciamo, io sono molto contenta di questo primo nostro incontro online, perché tutto sommato siamo riusciti ad essere vicini appunto con Basto, con una serie di persone che viceversa magari in presenza avrebbero fatto più fatica a raggiungere Roma e ad incontrarci. Quindi insomma, sono molto contenta delle possibilità che abbiamo per proseguire i nostri incontri. Allora, un saluto a tutti, un grazie molto forte a Sergio Guarino. Grazie a voi, e grazie a tutti. Domande da fare che mi vengono in mente, la mia mail è sergio.guarino@comune.roma.it. Bene, e grazie a tutta la partecipazione delle persone, della famiglia Davasto e di tutte le persone Davasto che sono state presenti e hanno testimoniato così questa... ha arricchito questo nostro incontro. Vi ricordo domani alle 16.30 per questo incontro sulla storia di donne a Roma, le professioni, le progettiste romane, alle 16.30 a domani. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie.